Ciao, benvenuta, benvenuto a questo nuovo video. Oggi voglio parlarti di un po' di letture interessanti che sto facendo recentemente. Allora, il Tao del Tai Chi Chuan, che è questo libro che ho iniziato a leggere. Conoscevo un po' il Tai Chi, non in maniera approfonditissima, e poi va bene, ti parlerò anche di quest'altro libro che invece conosco un po' di più, che è il Zen per Immagini di Masunaga. Bene, perché ti sto parlando di queste cose? A cosa servono? In realtà è tutto il lavoro che si fa sui meridiani energetici, no? Che deriva dalla medicina tradizionale cinese, dove si dice che il Qi, appunto l'energia vitale, scorre nel nostro corpo attraverso questi canali, che sono appunto i meridiani energetici, e quando questi canali vanno, per esempio, in deficit, cioè c'è un blocco piuttosto che c'è un eccesso, si possono avere delle problematiche, delle somatizzazioni. Quindi, per esempio, il Tai Chi, molto interessante, perché il Tai Chi è anche detto anche la via del ringiovanimento, cioè nel senso che chi pratica il Tai Chi tendenzialmente tende anche a essere più giovane, cioè nel senso che comunque anche in età molto avanzata riesce ad avere una flessibilità nei movimenti e anche soprattutto quindi anche a livello di vitalità, di energia, cosa che per noi sono cose strane. Tendenzialmente uno dei discorsi soliti che io sento in giro è dopo una certa età comunque vengono fuori gli acciacchi, i dolori. Ricordo una mia amica qualche anno fa, ti ricordo, io ho 44 anni e mezzo circa, e parlando con una mia amica, che insomma, siccome io mi sono messo un po', come dire, a dieta, ma non in dieta di dimagrimento, ho cambiato dieta nel senso di una dieta un po' più sana, sono ovviamente dimagrito, ma questo in maniera indiretta. Che cosa è successo? Che lei mi fa: ah, ma non capisco dopo una certa età che senso ha stare lì a perdere peso. Io ho detto: ma guarda, a me non me ne frega nulla di perdere peso, faccio una dieta di un certo tipo, mi alimento in un certo modo, semplicemente perché è un modo di alimentarsi più sano. Morale della favola, recentemente che ci siamo sentiti, lei, che più o meno è mia coetanea, si lamenta di dolori, di acciacchi, di cervicale, della schiena, piuttosto che. Io, che prima di iniziare questo cambio ero pieno di dolore, adesso non ho assolutamente nulla, se non una o due volte l'anno, tre volte l'anno, quando c'è il cambio di stagione, che è una cosa normalissima, magari ho uno o due giorni o di mezzo rincoglionimento, piuttosto che qualche dolorino, ma che poi tendono ad andare via. Ovviamente l'alimentazione non è l'unica cosa da fare, poi ci sono anche altre cose importanti, per cui oggi, infatti, ti voglio parlare del Tai Chi e piuttosto anche dello Zen per Immagini, che è Masunaga, era un famoso shiatsuka, e ha messo a punto una serie di esercizi che poi ti faccio vedere, molto interessante, perché ci sono esercizi che uno può fare da solo e che ovviamente consiglio di farli non forzandosi. È un po' come quando si parla dei cinque tibetani, per intenderci. Però, per esempio, lo Zen per Immagini ti permette di scegliere gli esercizi per i meridiani, anche cambiandone alcuni con altri per trovare quelli più adatti a te, perché magari ci sono esercizi dove il tuo corpo non è ancora pronto per fare quel tipo di stretching, e quindi a quel punto che cosa devi fare? Ti fai male? No, non bisogna mai farsi male. Quando si fanno questi esercizi non bisogna mai forzare. Se forzi, stai mettendo fuoco su fuoco, cioè nel senso stai dando energia dove ce n'è già tanta, dove magari è anche bloccata, quindi non ha senso. Qui chiodo scaccia chiodo non funziona. Ok, quindi se faccio un movimento e quel movimento mi crea dolore, io a un certo punto mi fermo prima che inizi il dolore, magari dall'altro lato che faccio gli esercizi, perché in genere sono proprio, come dire, sono speculari, prima da un lato e poi dall'altro. Se l'altro lato invece riesco a farlo tranquillamente, ecco lì magari posso forzare un po' di più. Però in linea di massima mai forzare se sento delle resistenze. Il Tai Chi è molto interessante, sto cominciando a leggere la storia, e la storia ovviamente è fatta anche di alcuni miti incredibili, di maestri millenari. Ovviamente non credo che abbiano vissuto 1000 anni, però
o che hanno vissuto magari 2, 3, 400 anni. Infatti l'altra sera ero a letto con mia moglie mentre stavo leggendo, a un certo punto si parlava di uno che aveva fatto una cosa tipo nel 1200, poi ne aveva fatto un'altra nel 1400, ho fatto due conti e ho detto, cazzo, ho detto, ma scusa, se 1400 e 1200 sono 200 erotti anni, dicevo, com'è possibile? Però la cosa interessante è che comunque sia la longevità è qualcosa dove forse noi ci siamo disabituati. Cioè, nel senso che se noi dovessimo pensare alla longevità, al benessere, pensiamo a tutte quelle medicine che ci possiamo prendere dopo una certa età e che ci assicurano una certa sopravvivenza. Che poi in realtà, come ci arrivi, tutto che sei lì pieno di effetti collaterali di medicine, devi prenderti quindi poi altre 10 medicine per bilanciare gli effetti collaterali, a tua volta devi prenderti poi altre 10 medicine per bilanciare gli effetti collaterali di quelle che combattono gli effetti collaterali. È un po' questo. Ora, attenzione, io sono per le medicine che vanno prese quando bisogna prenderle. Il problema è che spesso vedo gente che ha un abuso, no? Mal di testa, invece di tenerselo un attimo, magari piglia, subito si pigliano la pillola, piuttosto che, non so, un piccolo dolorino e pigliano la medicina, senza pensare che comunque queste hanno degli effetti collaterali. Quindi io dico, grazie a Dio abbiamo una farmacologia che pare che per alcune cose funzioni molto bene, per quelle cose che funzionano molto bene usiamola, sono di questo parere. Però noi possiamo lavorare in maniera preventiva, per esempio il Tai Chi, che parla di alcuni movimenti, alcune posizioni molto aggraziate. Ma se proprio vogliamo dire all'occidentale, possiamo chiamarla ginnastica dolce, anche se secondo me è estremamente limitante come idea, e permette, facendola quotidianamente, posso farti vedere, per esempio, il Tao del Tai Chi, ci sono alcune immagini, tu te le puoi andare a studiare, puoi fare tutta una serie di movimenti per andare a fare cosa in realtà? A fare ginnastica? No. Come anche lo Zen per immagini. In realtà ogni movimento che vai a fare mette in stretching un particolare flusso energetico nel tuo corpo. Alla fine, se tu quotidianamente fai questo lavoro, allungando, facendo stretching sui meridiani energetici, che cosa succede? Fai in modo che questi canali siano sempre liberi e quindi l'energia scorre. C'è Masunaga che in un certo punto, c'è anche un capitolo interessante qui, nello Zen per immagini, dove parla proprio del lavoro sui meridiani e il peso. Nel senso che lui dice che l'accumulo di grasso è dovuto all'accumulo di chi, no? Di energia stagnante. E quindi se tu fai sempre questi esercizi, alla fine tendi a far fluire l'energia, quella stagnante, e quindi a perdere peso. Io non so, ma da quando ho iniziato, da oltre 2 anni a fare questo lavoro qui, effettivamente sono dimagrito. Nel senso che il corpo si è più rassodato, molto più snellito, ovviamente c'è ancora tanto lavoro da fare. Pensare che uno dopo 2 anni si possa ritenere un esperto, secondo me è pura follia. Io penso che neanche fra 20 anni mi riterrò un esperto. Però tu lo sai, io sono un divulgatore, per cui io se provo una cosa su di me, dopo 2 anni posso dire ok, funziona. Funziona, e quindi il mio consiglio è ok l'alimentazione, ok il pensiero positivo, ok l'emozione, tutto quanto. Io consiglio comunque di abbinare un po' di lavoro sui meridiani energetici. Guarda, con cautela per quanto riguarda gli esercizi, senza forzare, lo Zen per immagini. E poi ti consiglio anche, quindi te lo ripeto, la lettura di questo libro, Il Tao del Tai Chi Chuan, che è un libro molto molto interessante. Sintesi tra arte marziale, metodo terapeutico e via alla trascendenza. Il Tai Chi Chuan è stato definito una meditazione in movimento che, alla pari dello yoga, possiede, al di là dell'aspetto puramente fisico, delle profonde radici spirituali e filosofiche. Poi, non ti vuoi comprare il libro? Ci sono i DVD, ti guardi i video. Sui video io non ti so dire, ho iniziato a leggere questo, mi sembra interessante. I video ovviamente puoi vedere, però non avendoli visti non ti so dire se sono validi o meno. Comunque sia, inizia da qualche parte e comincia a praticare quotidianamente senza aspettarti che già dopo 3-4 volte ti vedi ringiovanito. Io devo dirti che i risultati li ho visti dopo mesi e mesi e mesi di pratica, piccoli, piccoli, piccoli. Dopo un anno ho cominciato a vedere qualche risultato interessante, dopo 2 anni devo dire che i risultati comincio a vederli. Per esempio, io alcune figure particolari, e mi riferisco ovviamente adesso allo Zen per immagini, che sono riuscito a farle dopo 2 anni di pratica. Che prima non ci riuscivo, ma neanche, e altre ancora non riesco a farle, perché comunque il corpo,
ha bisogno di essere allungato ancora, no? Perché ci sono ancora delle resistenze in alcuni punti. E non ho nessuna fretta, non ho nessuna fretta. Nel frattempo faccio degli esercizi sostitutivi più semplici che pian piano mi portano poi ad arrivare a quei livelli e poter quindi poi fare esercizi più intensi, più forti e più difficili, ok? Bene, guarda, spero che questo video ti sia piaciuto. Non sono proprio entrato nel merito di che cosa siano il Tai Chi Chuan e lo Shiatsu, che poi lo Shiatsu in realtà noi lo conosciamo come un trattamento che si fa uno su un'altra persona, no? Io ho fatto il corso base di Shiatsu e infatti l'ho conosciuto così. Poi da lì ho scoperto che Masunaga aveva fatto un lavoro interessante di lavoro da soli, no? Cioè senza toccarti ovviamente, ma facendo allungamento con lo stretching, che prende molto dallo yoga, dal Tai Chi Chuan, dal Qigong, e quindi è tutto molto interessante. Come ho detto, non sono entrato molto nei dettagli di che cosa si tratta, ma ti rimando alle letture di questi libri, ti rimando alle letture di maestri che ne sanno più di me. Io sono solo un divulgatore e spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e io ti mando un abbraccio grande. Ciao!